Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Nessun matrimonio in vista per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, c'è chi parla di crisi a causa di un'altra bellissima donna. Tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non solo il matrimonio non sarebbe in calendario, ma c'è chi parla anche di una possibile crisi dovuta a un'altra donna. La foto dell'ad Mediaset potrebbe non essere piaciuta alla compagna. La conduttrice di Verissimo e il figlio del compianto leader di Forza Italia stanno assieme da più di 20 anni e, nonostante abbiano 2 figli, non si sono mai sposati. E adesso che c'è chi si aspettava i fiori d'arancio, è uscita fuori una vera bomba sull'ad Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, la foto con la bellissima della TV e la reazione della Toffanin. A quanto pare è bastata una foto di Pier Silvio Berlusconi abbracciato a Samira Lui per scatenare il gossip. L'ex Geffina, che è stata promossa valletta della nuova ruota della fortuna che condurrà Gerry Scotti, ha condiviso un'immagine con l'ad Mediaset durante i festeggiamenti dell'azienda del Biscione. Uno scatto che ha scatenato subito il gossip e i commenti degli utenti che si sono accaniti contro la Lui. L'ex Geffina all'immagine ha legato il commento: una grande bella famiglia guidata da una grande bella persona. Pier Silvio Berlusconi. Così in tanti le hanno voluto ricordare che l'ad Mediaset ha famiglia e lei ha subito controbattuto agli attacchi: la vostra immaginazione non ha limiti. Intanto a chiedersi come abbia reagito la compagna di Berlusconi, Silvia Toffanin, è stato il portale Dagospia. Questo perché è inusuale che Berlusconi faccia girare sue immagini in rete, l'ad Mediaset è sempre molto riservato e non ama alimentare il gossip. Eppure la foto con Samira Lui ha scatenato una serie di pettegolezzi da parte di chi ha ipotizzato che possa esserci qualcosa tra i due. Chiaramente si tratta solo di supposizioni nate in rete senza alcun fondamento. A spiegare perché non si è mai sposata con Pier Silvio Berlusconi era stata tempo fa proprio Silvia Toffanin, che ha spiegato come lei e il compagno stiano bene così e non abbiano bisogno di altro. Per le malelingue dietro la mancanza dei fiori d'arancio ci sarebbe ben altro e sarebbe più lui a non essersi mai voluto sposare. Anche in questo caso sono solo ipotesi susseguitesi negli anni, come quella del matrimonio avvenuto in gran segreto. La stessa conduttrice di Verissimo a riguardo aveva detto: se ne sono dette tante. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.